Perfetto. Allora, il nostro obiettivo attuale a livello di missione principale sarebbe quello di raggiungere le coordinate di Poseidone. Nel mentre eravamo nella nostra base, dove ci ha lasciato tra l'altro? Dov'è che siamo nella base? Avevamo trovato anche Beta, l'altra volta vi ricordate, avevamo fatto una bella chiacchierata, però non so dove sono al momento. Ah no, vabbè, ok. Davanti alla stanza dove si era rifugiata Beta, appunto, un altro clone. Qui in realtà c'era anche una missione secondaria, se non sbaglio. Io farei una cosa, farei anche una cosa. Andrei ad attivare queste missioni secondarie perché qualora nel mentre magari che ci avviciniamo alla missione principale troviamo dei punti là vicino che riguardano determinate missioni secondarie, magari ce li facciamo senza andare a perderci troppo. Cioè, nel senso, le attiviamo, poi se ci capitiamo non sarebbe male, no? Ci può stare come cosa. Rifiuto di crederci. Devo parlare con Ciao, Varl? No, in come realtà state con tu l'altra, e però. Ellie? Un po' di riposo e staremo bene. Tu stai bene? Questa storia di Beta è dura, anche per te. Cerco di fare un passo alla volta. Capisco. Se ti serve qualcosa, fatti sentire. Grazie Michele il Greco, grazie per i due. E grazie a Tizio Illustrato per le 5 sub giftate. Grazie Tizio Illustrato, gentilissimo. Prime 5 sub giftate, un sulle mani per Tizio Illustrato. Grazie caro, grazie mille. Mi raccomando, ringraziate il buon Tizio Illustrato per le 5 sabone. Vediamo un pochino cosa ci dice lui. Vabbè, lui che ci vuole dire? Sbagliavo sugli Zenith. La loro nave non è esplosa durante il viaggio verso Sirio. Ah, è vero, Alla lui non. base abbiamo scoperto che mentivano sul creare un futuro migliore. Avranno mentito anche sulla loro nave. Ma più che altro sulla E loro cioè, età. una tribù che trova casa tra le stelle. Non sono riuscita a scalfire i loro scudi, Varl. Quello Zenith mi ha quasi uccisa. Beh, ma hai comunque rianimato Gaia. E non ci impedirà di sfruttare Efesto. Speriamo che basti. Piano piano dobbiamo fare. Grazie Manu Roma, grazie per i 18, grazie mille. Allora, ti alleni con Zoe, Chissà che si Alleno, sì. allenano. Quasi. Il quasi, È insomma. già molto più brava di me a leggere i glifi. Sarei stupido a rifiutare il suo aiuto. Ma certo. Va bene, abbiamo capito. Però ce l'ha lasciato segnato ancora. Perché? State leggendo qualcosa? Ah, ok, perché la Abbiamo domanda è studiato i diversa. registri che hai trovato nella montagna della madre e nella zona Nora. È difficile immaginare i miei antenati intrappolati lì, senza il sapere di Apollo a guidarli. Ringrazia Ted Faro. Già, mi chiedo cosa abbiano provato a essere liberi. Il mondo deve essere sembrato così bello. È anche terrificante. Erano poco più che bambini. E sono diventati una vera tribù. Vabbè, fino a quando non toglie il È bello segnalino vedere che tu e significa Zoe che. vi divertite. Impariamo molto. Stavo giusto esaminando i dati in cerca di idee per un regalo, per ringraziarla del suo aiuto con i glifi. Sì. Un oggetto del mondo antico che non abbia mai visto prima. Invece ho scoperto che si regalavano animali imbottiti. Credo che imbottire un animale morto con qualsiasi cosa non possa essere così tanto Forse divertente. erano peluche. Forse Gaia può consigliarti qualcosa. Non credo che che regalavamo animali morti impagliati. Erano forse peluche, però va bene. Come vi trovate con Beta? Ho provato a spiegare a Eren cos'è un clone, non ci ha capito niente. Poi Zoe Onesto. ha detto che è come due alberi che nascono da un solo seme. È servito a qualcosa. Vabbè, non. Ok. Grazie, Spiego. Grazie per i 24. Grazie per i 2 anni, caro. Hai parlato con Cotallo? Volevo rendere omaggio a chi è caduto durante l'attacco all'ambasciata. Gli ho detto che non ho mai visto nessuno affrontare così una macchina. Dice che un guerriero non va lodato per aver fatto il proprio dovere. Mi è sembrato di parlare con mia madre. Non credevo che un Tenakte e una capoguerra Nora fossero così simili. Talana non si è fermata, vero? Esattamente. Mi chiedo cosa abbia fatto quella Madis per coinvolgerla così. Non saprei, non me l'ha detto. Chissà cosa c'è dietro. Ce lo dirà quando se la sentirà.
Come sta andando con i Focus? Abbiamo avuto qualche difficoltà. Eren è quello che bestemmia più di tutti. Ma spero che l'ostinazione Oseram prevalga. Come sta? Vabbè, completiamo la chiacchierata. Ci stiamo ambientando. Nessuno ha perso la testa. Vi state ambientando, vedo. Joe vorrebbe portare qui piante di ogni tipo. Dice che ogni casa deve traboccare di vita. Ho chiesto aiuto a Erend. Non credo l'idea gli piaccia. Beh, Firefioraio. Non è una brutta idea, però. Darà un tono all'ambiente. Vabbè, oddio, in realtà già l'hanno riempito abbastanza, eh. Dobbiamo dire Devo la verità. Tornare là fuori. Terrò d'occhio Beta. Ok. Voglio che sia suo agio. Al momento non lo è per niente, soprattutto dopo che ha scoperto che siamo dei... mezzi buzzurri, inteso come non è che siamo attrezzatissimi come pensava lei, probabilmente. Vabbè, attiviamo la missione. Aloy, ciao, ho pensato di vedere come stavi. Vuoi dire dopo aver visto una donna identica a te che non eri tu nel sotterraneo? Vabbè, c'è capelli corti. Deve essere molto più strano per te che per noi, eh? Sì, un po'. Ma Varl dice che può aiutarci con la missione. Forse. Vorrei parlare con te di una cosa. Riguarda i Terranumi. Se puoi, ovviamente. Vabbè, intanto dimmi, poi vediamo. Ok, questa è quella della missione. Vabbè, chiediamogli Gaia giusto qualcosa. Ti ha detto qualcosa sugli Zenith? Qualcosa. Anche se fatico ancora a crederci. Pensare che tra le stelle ci siano posti in cui la vita può sbocciare come qui... Beh, davvero incredibile. Non è che è proprio sbocciata, ci sono andati. Perché quella vita vuole distruggere la nostra. Questo magari è più problematico. Ah, Liutaro e poi... Ah, ok. Chiediamogli del coro, quelli che comunque sono un po' scemi, quelli del canto... Che problemi hai con il coro, di preciso? Non mi siete sembrati in buoni rapporti. Tanto alto, come cazzo capita si capita quando sei l'unica Utaru che li sfida pubblicamente. Due volte. Quando i Karja hanno invaso le nostre pianure, non hanno solo attaccato i villaggi. Hanno bruciato i campi, schiavizzato la nostra gente e massacrato chi non aveva le forze per andare a Meridiana. A morire nel cerchio del sole. Io aiutavo i guaritori a occuparsi dei rifugiati che arrivavano. Il coro era diviso su come gestire l'invasione. Alcuni volevano reagire, per altri ci avrebbero protetti i dischi, come altre volte in passato. E mentre discutevano, io piantavo i semi dei caduti. Deve essere stata dura vedere la tua gente che soffriva mentre i Karja invadevano le terre. Vengo da un piccolo villaggio vicino Cantopuro. Mia nonna sosteneva che potessimo far crescere qualunque seme. Mi trasferì ai dischi per diventare una guaritrice. All'inizio dei giorni rossi, pensai di tornare a casa. Ma continuavano ad arrivare feriti. Ancora e ancora. Rimandai la partenza. Un giorno... venni a sapere che una squadra d'assalto aveva saccheggiato il mio villaggio. Mi precipitai lì per aiutare i superstiti. Ma non ce n'erano. L'odore di carne bruciata mi perseguita. Mi spiace, Zo. In quel momento, decisi di presentarmi di fronte al coro per esigere che ci opponessimo all'invasione. Ma rifiutarono. Quindi partì per combattere. Allora, chiediamoli, dai, dei Terranumi che la Mishons che vuole. Poi avremo modo di chiacchierare. Affinché rendano di nuovo fertile Cantopuro. Gaia mi ha dato delle istruzioni. Un codice di riavvio. OS, un resettone. Installato sui Terranumi, lo squilibrio finirebbe. Fantastico! Forse è un sentiero spinoso. Dovrà essere Festo a installarlo. O lo rifiuteranno. Allora devi aspettare. Mi ha mostrato come. Avremo bisogno di nuclei di controllo dalle macchine di Efesto. Macchine tipo i Terranumi. Parli dei sanguicorni? Come quelli combattuti nell'officina? Sì,
Gaia ne ha localizzati due a ovest. Quindi uccidiamo le macchine, prendiamo i loro nuclei e poi li usiamo per adattare i codici così che i Terranumi li accettino? In teoria, ma non sarà facile uccidere i Sanguicorni. Immaginavo. Lo faremo insieme. No, non è. Grazie, allora. Lo facciamo noi. Ti invio la loro posizione. Va bene. Facciamo insieme, voglio vedere se ci danno una mano. Va bene, al momento vado un attimino. La terra fiorisca al tuo passaggio. Speriamo. Insomma. Allora. Vediamo un attimino sulla mappa. Ah, vabbè, mo stiamo ancora qua dentro. Per quanto riguarda le commissioni, abbiamo il Samurai parla con Pentala. Ok, questo era lì in alto. Questo è livello 32, quindi anche no. Poi abbiamo, per quanto riguarda le secondarie, il secondo verso raggiunge il punto d'incontro. Questo cos'era? Zo vuole curare i Terranumi. Ah, ok, è quella che ci ha appena detto. 25 è un po' altino. Bisogno di sapere, stessa cosa. Queste qui sono un po' bassine in realtà. Parla con Jax. Vuole aiutare una squadra di Tenact, ma è pericoloso avvicinarsi senza qualcuno che... Ah, questo probabilmente è quello, sì, che abbiamo visto anche con i tipi che chiacchiericciano. Facciamo una cosa. Direi che, vabbè, intanto ce ne andiamo da qua e poi vediamo un attimino come siamo messi sulla mappa. Controlliamo se abbiamo qualcosa di vicino. Ma non credo particolarmente, a parte questo qua, un avamposto dei ribelli da liberare che potrebbe essere badilate sui denti. Qui c'è un'altra secondaria. Sapete, perché vi ho detto, le secondarie le andrei ad attivare anche per avere la possibilità, qualora ce ne fossero di vicine, di farle nel mentre che passeggiamo, tra virgolette. Perché comunque poi su quei quadratini là che... Vedi, qua ci sta un'altra. Potremmo andare ad attivare eventualmente anche questa e poi vediamo. Ce ne stanno un altro paio qua che erano la zona dove abbiamo combattuto. Allora, viaggiamo anche... Scusa, c'è un... andiamo qua. Non vorrei sprecare sempre... Oddio, mo, cerchiamo di ricordarci pure i tasti, se no ce lanciamo e ci spiaccichiamo a terra, eh? Quindi cerchiamo anche di... Questa è un'altra missione... No, questa è quella che ci dà... Che l'altra volta non funzionava, tra l'altro. Vieni un po' qui, straniera. Sì, però stai calma, ascoltiamo le dicerie, ma... Tu sei la straniera che ha affrontato Regalla e i suoi ribelli? Sì. Non sono in cerca di guai. E tranquilla, poi, non voglio bere il tuo sangue o altre assurdità che pensate voi dell'est. Capello aerodinamico. Il massacro all'ambasciata non ti riguardava. Eppure hai aiutato i marescialli. E il nostro capo, al bosco. Personalmente non ti ritengo una nemica dei Tenact. Meno male. Ma avrai bisogno d'aiuto se vorrai sopravvivere nelle terre dei clan. Noi ricognitori vediamo e sentiamo molte cose. Le mie informazioni ti aiuteranno nei tuoi viaggi. Sarebbe utile. Dunque, qualche giorno fa ho attraversato un vasto campo fiorito a est del bosco. Lì ho trovato la vecchia Daricca. Le ho proposto di accompagnarla a Lanciardente, ma ha rifiutato. È una guerriera esperta, questo è fuori discussione. Ma la sua lancia non è più affilata come un tempo. Non so se capisci cosa intendo. Sì. Se capiterò lì, le parlerò. Se non fosse che potevamo chiacchierare anche non sotto la pioggia. Ah, vedi, mo ci chiama campionessa. Guarda questo. Va bene. Viaggio veloce, ci spostiamo. Poi dobbiamo andare anche ad esplorare queste zone non visitate, tra l'altro. Però andrei comunque ad attivare, come detto, un po' di secondari che almeno ce le abbiamo attive. Qualora... Non so quanto posso reggere con questo caldo. Mo stavamo sotto la pioggia, mo fa caldo, Bisogna abituarsi a questi cambi climatici. Ormai è così, no? Aspetta, mo vengo là, Fatemi... Quello l'avevamo già letto, mi sa. Vabbè, qua già ci siamo stati, quindi immagino di sì.
Dove sta? Qua sotto quello della secondaria. Grazie. Sì, però non lo diciamo in giro. Ci sarà un cappellano a scegliere le... Senti, senza quei cuori ci scordiamo l'acqua e tutti muoiono. Io torno ai recinti. Ammazzerò quelle macchine da solo. È colpa delle macchine? Un orientale dai capelli rosso sangue. La straniera che ha abbattuto il bastione. Hai battuto Regalla. E ha ucciso il suo campione. Erano del nostro clan. Mi chiamo Aloy e non sono qui per creare problemi. Anche perché al momento ne abbiamo già uno. Là fuori, la mia gente alleva una grossa mandria. Prendiamo i cuori delle macchine e li diamo alla capitale, in cambio di acqua. Ogni anno è più dura. Le macchine assassine difendono la mandria. L'ultima ci ha attaccati durante un raccolto, facendo una strage. Ma le prede sono ancora nei recinti, quindi se riusciamo a prendere i cuori, li possiamo scambiare con dell'acqua. Se ci andrai da solo, non sopravviverai a lungo, Draca. Non andrò da solo, cappellano. La grande ammazza campioni verrà con me. Prima di tutto, perché chi ti ha detto? Domanda? Per dire. Però è vero, c'ha le goccioline di sudore in faccia, lo io sbaglio. Loro non si vede perché stanno pitturati, questi sono o del Belgio o da Roma, non so. Però, appena il comandante acqua, chiediamoli qualcosa. Dicevi che la capitale vi dà l'acqua? Sì, c'ha le goccioline di sudore. E per averla paghiamo con parti di macchine. I cuori sono ciò che vale di più. Ogni villaggio del deserto ha delle risorse da scambiare, ma la nostra capitale, Lancia Ardente, è l'unica ad avere una fornitura d'acqua. In questa landa significa avere in pugno la vita di tutti quanti. Questa è la via del deserto. È così che sopravviviamo. Sì. E chiediamogli sì pure della... Che cosa sai di quella mandria? Ce l'abbiamo da anni. Ricaviamo le parti che ci servono, né più né meno. Nuove macchine rimpiazzano quelle uccise. E le macchine assassine che dicevi? Proteggono la mandria. Più ne abbattiamo, più ne arrivano. Prima secodonti, poi razziatori. E ora un dannato divoratuomo. Ci ha attaccati quando stavamo radunando le macchine. Metà dei miei sono rimasti a respingerlo. Noi siamo gli unici superstiti. Nada bene. Vabbè, va. Farò il possibile per aiutarti con quelle macchine. Non puoi permetterti di farlo da solo. Sei fondamentale per il villaggio. Lei mi piace. Beh, pure sta cosa dei dettagli, che quando subito, ti aspetto al nostro avamposto, siamo in zone fredde, si muove appunto come se avesse freddo qui, le goccioline di sudore nella zona. No, ci vediamo sul posto, dai. Io avrei delle cose da sistemare. Tu aspettami là. Ti aspetterò all'avamposto più che posso. Vai. Che i 10 vi proteggano. Aspetterò che torniate e avviserò la capitale. Sì, bravo. Ok, sete di caccia. Sete di caccia è... 410 metri, quindi in realtà sarebbe pure vicina. Sarebbe pure vicina. Si potrebbe anche fare perché, tra parentesi, noi dobbiamo comunque arrivare qua. Quindi, sete di caccia sta qua. Qua c'è bisogno di sapere. E poi c'è questo da... scalare per sbloccare questa zona con la missione principale. Quindi sostanzialmente ecco, questa si può fare. Forse dopo vado ai che terreni. Siamo in zona. Il tuo coraggio, vedi mu, approfittiamo di sta cosa spiccionata. Senti, una gara. Non sono ribelli, questo è certo. Sì, ma non c'ho voglia di seguire. Forse posso seguire le loro tracce, dai, per scoprire piacere. Dove stanno andando. Posso usare il focus per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. Guarda, facciamo un'altra volta. Fammi vedere qua. Ma il cavallo che fine... Ah, ok. Ho detto, cazzo, che abbiamo perso la cavalcatura. Allora, vabbè, qua non conviene neanche chiamarlo il cavallo, perché ho visto che ci sono delle bestie. Siccome se ce lo individuano... ce lo inchiappettano male. Lo chiamo cavallo per dire. Non è che sia proprio un cavallo. Bagarozzo. Apparentemente sì.
No, no, è... sì, è spoiler. Oh, nel senso, stiamo facendo... Sei qui per aiutarmi con quelle macchine? Eh sì, sono venuto apposta. Prima però me frego un po' di roba. Facciamo sia secondarie ma anche principali, quindi... Abbiamo trovato un po' di modifiche. Poi vedremo se ce n'è qualcuna intrigante. Dopo aver fregato anche queste altre cose. Siamo molto... campioni! Sì. Eccoti. Sì, ma dovevamo parcheggiare proprio qua. Perché siamo un po' troppo vicini a quelle macchine che sono anche discretamente grandi. Te lo dico. Ah, sei venuta. Sono commosso. Perdonami per la confusione. Qui di solito i nostri soldati si preparano prima di radunare le macchine all'interno del canyon. Prendi pure le scorte che ti servono. Già fatto. La preda è vicina. Sono dietro di te. Di qua. Prima otteniamo quei cuori di macchina, prima avremo l'acqua che serve. Per curiosità, eh. Livello 17, ok. È strano che ci aiuti una straniera e non il nostro. Noi dobbiamo ancora dare un po' di punti abilità. Il cosiddetto comandante ripete sempre quanto sia scarsa l'acqua nel deserto. Ma credi che ci sia qualcuno che muoia di sete a lanciardente? O nella sua squadra? Dovrebbe guidarci uno che sa cosa significa sopravvivere con le unghie e con i denti. E questo qualcuno saresti tu? Farei in modo che tutti abbiano l'acqua che serve. Da qualsiasi villaggio provengano. Sbaglio, Jetaka ha detto che di base ne avete già pochissima. In qualche modo troverò un rimedio. Niente è impossibile. Tu vai, non ti preoccupare, pure se io mi metto a raccogliere foglioline. Tu vai tranquillo, ti seguo a ruota. Poi sicuramente arriverà il momento in cui ci servirà un sacco di piantine. Ci siamo. Che fai, indietreggi? Vado io? Ah. Ti aiuterò con i cuori se potrà dissetare la tua gente. Oh, sarà così. Attiriamo le macchine in quel canyon. Poi le chiudiamo e attacchiamo. Ora, dobbiamo scalare la barricata per passare. Andiamo bene. Tutto questo si combatte. Ho perso degli amici lì. Sono scivolati. Sono ansioso di vederti in azione. Va avanti, io ti seguo. Scusa, dovresti farmi strada tu però, eh. Non per dire. Potrebbe essere galanteria, ma potrebbe essere anche vigliaccheria. Questo dipende un po' dai punti di vista. Allora. Vabbè, uccidi le macchine. Proviamo. Allora, il colpo stealth si può fare... Allora, intanto ce le segniamo. Piattaforma... di macchine ce ne sono, quindi apparentemente a prima vista due piccoli... No, che cazzo. Sì, due piccoline ci stanno e quelle grandi. Converrebbe... Prima eliminare le piccoline che comunque potrebbero rompere un po' i maroni e poi vediamo. Allora, innanzitutto fatemi fare una cosa. Adesso che siamo più tranquilli, quello è debole all'acqua e all'avvelenamento. Stessa cosa quello perché mi sa che era uguale. E questi altri sono quelli più piccolini, quindi se riusciamo a farli secchi, è difficile che riusciamo a farli secchi con lo stealth, a meno che, aspettate, perché ricordiamoci che noi abbiamo un sacco di punti da dare, un sacco, 10, che potrebbero finire anche presto. Se c'è qualcosa magari dedicato... Quindi io sblocco questo. Infligge più danni da impatto a distanza mentre ti muovi furtivamente. Ci sta.
Così poi sblocchiamo anche quell'altro di lato. Infligge più danni all'accelerazione mentre ti muovi furtivamente. Recupera vigore e arma, ottieni valore quando usi il colpo silenzioso. Più danni, il colpo silenzioso infligge più danni. E quindi devo sbloccarmi o questa. Gli attacchi mischia sono più silenziosi. Allora mi sblocco questa per arrivare a questa, perché al momento non li cecchiniamo subito, quindi... Questo cos'era? I nemici individuano con maggior difficoltà. Per arrivare a questa vediamo quale conviene. Recuperi salute quando usi il colpo silenzioso. Volevo sbloccare anche questo. Recuperi vigore, arma e ottieni più valore quando usi il colpo silenzioso. Quindi facciamo questa. E due punti ce li potremmo anche tenere. Io non so se qua eravamo arrivati a quello che ci interessava. Rega valorosa. Vabbè, quello ci manca ancora. Ci mancano i punti. Questo no. Bersagli rimangono energizzati più a lungo. Colpi critici infliggono più danni. Stordisci a terra un nemico, poi avvicinati e premier. Però pure questo ci serve. Va bene, va bene. È sempre comoda come cosa. Mo vediamo qua che riusciamo a fare. Potremmo anche seguire l'override. Però. Ah no, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ora se riesco vorrei arrivare a quello lì sotto. Ora aspettiamo se riusciamo ad evitarci questo e quello. Aspetta un po'. Le trappole non le sto usando praticamente mai. Non mi trovo bene con le trappole. Anche per il primo non le ho praticamente mai utilizzate le trappole. Quindi calcolando che non potremmo neanche livellare tutto al massimo, ho preferito evitare. Beh no, io qua non riesco a passare. Devo per forza fare così. Fare il giro dall'altro lato. Che è quello che ha detto alle armi? Che tra l'altro sta là sotto quel coglione. Alle armi. Imbecille, si è imboscato là sotto. Allora aspettate un attimo, che questo sennò erbestione ci vede. Fin quando dura lo stealth ci proviamo. C'hanno una bella vista ste cazzo di macchine. Devo arrivare a sbloccare quello che ci individuano con più difficoltà il prima possibile. Ok. Io comunque sono dubbioso sul fatto che si possa attaccare quell'altra bestia in stealth senza che quella lì sopra ci veda. Ho i miei dubbi. Ora posso eseguire l'override sugli spinoceri. Visto? Mi sa di sì. Non è detto. No, almeno il primo colpo stealth. Poi ci romperà il culo, però. No, testa di cazzo.
Ma perché non fai il fottuto colpo stentoso? Guarda che... Aspetta, fermo. Sono quattro, ce ne abbiamo di questo. E nel mentre mi rifaccio pure queste, se gliela fa. Ok, quelle... queste anche sarebbero utili. E iniziamo ad utilizzare queste. Se poi li riesco a... Allora, prima la devo bloccare e poi li tolgo la mitraglina dalla sopra. Ok. Merda. Allora, ferma. E... Kaiser. No, al culo no. Il centro sì, ma gli dovevi togliere la mitraglietta. E niente. Non male che usiamo la concentrazione, perché... Cristo, però Starco ci mette un anno e mezzo a caricarsi. Meno male che ci ho messo pure quello per fare prima. Non glielo mettevo. L'arma non è caduta, ancora no. Pare di no. Lui ci sta aiutando dal... Ah no, è caduta, è caduta. Procuratela, stronzo. Ok. Ho fatto, no tu. Se riesco a staccare l'arma pure a lui, almeno ce ne abbiamo pure un'altra, poi no, eh? Aia. Vabbè, intanto non era necessario questo. Ok. Dai che gliela stiamo quasi a staccare pure a questo, credo. Credo forse. Ok. Eccola là. Ma tu me la potresti almeno distrarre, sta cazzo di bestia? Vediamo come posso usarla. Una volta così. Non ci ammazza prima. Ok. Occuparmi dei morti. I familiari devono riavere le gestioni. Per favore, recupera i cuori di Max. Allora. Ho le parti che ci servono. Va bene, dai, tutto sommato. Devo portare tutto a Dracca. Meno peggio del previsto, per quanto Dracca sia stato totalmente inutile, e va bene. Grazie Phil Tom, grazie per i 16 mesozzi, ben ritrovato. Allora, poi gli andiamo a portare quello che gli serve, intanto vedo se c'era dell'altro qui, mi sembra di sì, perché avevo visto delle casse là sopra, yes. Vediamo. Ok. Diamo i cuoricini al tipo. Sapim. Patam. Non è cattiveria, che potrebbero darci robe utili. Grazie Big Flape, grazie per i 14, grazie mille. Che le ali dei 10 ti conducano a casa. Ho preso i cuori, ora torniamo a Pugnostrale. Sì, almeno ora possiamo onorare i caduti. Aspetta, visto che sei così brava a sbarazzarti delle macchine, voglio tornare dove ci ha attaccato il divoratuomo. Là ho perso molti più soldati. Non posso lasciarli a marcire. Meritano di essere onorati. E che vuoi da me? Verrai con me? No. Fa strada. E niente. Oh, ci stesse una volta che fai una missioncina breve. Cioè breve. Comunque c'era da fare un po' di bestiame qua, che non erano di certo poca roba. Niente, oh. Si attaccano. Dai, giovane. Madonna, ma che sta a fa?
Troppa gente. È morta solo per avere dell'acqua. Scivolata, attenzione. Hai provato a parlare con il comandante? Attenzione. A lanciardente? Testa a testa. Ah, ti prego, quella darebbe ascolto solo al suono di una freccia incoccata. La lungo. A proposito, ci riprova. Se arrivassi a tanto, mi piacerebbe averti con me. Sono solo di passaggio, Dracca. T'allarga. Io ci ho provato. C'è tutto nella home del canale, l'attrezzatura. Qui il divoratuono ha massacrato la mia squadra. Ah, ma non ci stanno mi bestie. Mi dispiace, Dracca. Sono morti da veri guerrieri. Diamoci da fare. Per Mon ci stanno. Aspetta, intanto... C'è qualcuno. Vicino alle rocce. Figurati. Attenti al terreno. Spiegati, soldato. Fuori a terra. Ah. Metti fuori la testolina. Fio della mignotta. Aspetta. Mo devi combattere pure tu, giovanotto. Ci hanno visto così. Stavano aspettando sull'uscio. Patam. Colpisci come fa un preso. E niente, non ha finito neanche la frase che se lo sono magnati. Bravi tutti, per carità. Se gli riesco a staccare. Zainetto a sti fida una mignotta. Vabbè, famo così che facciamo prima. Yeah. Olè. Uè. Se ne approfittare. A posto. Aspetta. Il divoratuono. Ma viene qua? Proviamoci al peggio. Ma come? Non tira neanche un filo d'aria. Ma stai a pensare che non tira un filo d'aria e che ci sta l'afa? Pensi che mo ti spaccano il culo. Sì, uccidi il divoratuono. Sì, però pure quell'imbecille di merda. Aspetta. Vabbè, se prende lui, a noi poco ci importa. Grazie Daniele Mazza, grazie per i due. Allora io provo un attimino a staccare cose. Dovrei staccargli quella là, ma non credo di riuscire. Lo so. Aspetta, dai. Allora, mi servono assolutamente queste, quindi vai. Ah no no no, che cazzo, non c'ho il materiale, ecco perché. Ma dove me le stai lasciando? Sono queste. Madonna, che salto ha fatto? E niente, continua a saltare, sta rincoglionita. Aspetta, però gli abbiamo staccato l'arma. Doscola. Mi servirebbero delle munitions. Se le dispiace non asfaltarmi male. Cazzo vai, prendi sto coso. Allora, facciamo un attimo. Tutte quelle carcasse di razziatori. Sono finite ste cose. Possiamo usare i loro cannoni. Prendine uno. Io ti stacco il divoratuono, lo tengo occupato. Beh, ti sta acciaccando male, te lo dico. Aspetta. Sì, dateci una battaglia degna di un tatuaggio. Te sta asfalta male, biondo. Ma ci dice qua perché ci sta un altro fucilazzo da usare o... Non lo so, controllo. Perché una l'abbiamo usata, ma ha detto ci stanno quelle dei divoratuono. Penso che ce ne stava una sola. Infatti. No, sì. Stava una. Vabbè, comunque l'importante è che pia l'amico nostro. Poi. Potrei staccare eventualmente anche questo, ci vorrà un po' di più con questa qua, ma ok. Aspetta, vabbè, puntiamo. No, quando va così è un po' più complicato. Gli riesco a staccare pure quelli, almeno non ci spara in bocca.
quello è morto. Va già meglio. Peggio, no, ripiati da solo, no. Mica te posso stare dietro al culo. Facciamo questo. Benissimo. Fa tanti danni, ma è veramente troppo lento quella. Vabbè, piano piano. Un po' troppo piano piano. Ok. Meglio di niente. Allora, prendi il cuore del divoratuono, io vado dal soldato. Aspetta, arrivo. Grazie eventuale, grazie per i due. Grazie mille per la resub. E allora, aspettate che c'era anche. La finiamo di saltare. Prendiamo l'erbetta che ci serve. Poi prendiamo anche un po' di attrezzatura che abbiamo staccato dal divoratuono. Mentre abbiamo anche livellato, quindi non ci dispiace. D'ora avanti scriverò tutto in codice. Donata Caronia, ma non ci va. Ok, potrebbe esserci utile. Allora, maledetto Corgiunti. Corgiund, forse si chiama. No, se ci dovesse servire questo codice più avanti. Ormai 6 volte di fila che quella dannata carogna maledorante ci batte sul tempo e ripulisce tutto senza lasciarci lo straccio di una parte. D'ora in avanti scriverò tutto in codice. Ah, 25 bit. Vabbè, l'alfabeto con dei numeri. Così, qualora dovessimo trovare qualcosa che può rimandare a questo, ci saremmo comunque dimenticati di quale sarà il file. Sicuro. Sicuro. Dovrebbe bastare. Torniamo da Dracca e dal soldato. Aspetta, vedete, noi in linea teorica, ecco, abbiamo staccato anche degli altri pezzi. No, questo sta nella macchina. Molto bene. Grazie Alberto, grazie per la subgiftata. Grazie ad Alberto Cantarello per la primissima subgiftata. Grazie caro, grazie mille. Gentilissimo. Ormai pensavo di non farcela. Ti sei fatto valere, soldato. Tornerai a casa. Grazie a lei. Ti sei rifiutato di abbandonare i tuoi soldati? Scusa se abuso della tua generosità, ma puoi riportare i cuori a Pugnastrale. Ti raggiungeremo. Certo. Ma fa pure i facchini. Grazie al cuore di Divoratuono avremo tutta l'acqua che ci serve. Grazie, Aloy. Va bene. Li devo riportare lì, ma nel mentre mi vado a sbloccare, se fattibile, il falò. Almeno ci abbiamo un teletrasporto veloce. Che famo prima? Ecco la nostra cavalcatura. Attenzione. Allora, vai di fino. Aspetta che qua c'era qualcosa da raccogliere... Discretamente prepotente. Per dire. Vai, va. Madonna, che testata. Almeno poi ci riteletrasportiamo direttamente qua e proseguiamo verso sud. No, non era necessario, però va bene. Allora, in realtà c'era anche quest'altro falò, però sta sotto la montagna, quindi... Aspetta, c'è un punto interrogativo dove? Ah, qua. Io questi ancora non riesco a sbloccarli. Allora, andiamo a portare i cuori.
E poi ripartiamo per il nostro viaggio, dai. Giovinotti, rieccoti. Dov'è Draca? È vivo, è vivo. Scusami per il ritardo. Ma come è arrivato così istantaneo pure lui? Ma noi ci siamo teletrasportati. Lei ha i cuori e uno è di un divoratuomo. Pensa tu. Devi vedere questa fiamma del deserto. Tieni. Un dono per festeggiare la nostra vittoria. Una grande vittoria. Il comando ne sarà entusiasta. Appena puoi, porta tutto al Lancia Ardente. E di' al comandante quanta gente è morta per questo. Cacciatrice. Dica. Possiamo parlare? Madonna, non mi date altre missioni. Ho saputo della tua impresa al bosco. Voci che dicono che oltre al tuo arco e alla tua lancia tu abbia una sorta di seconda vista. Bravo. Specie per tutto ciò che riguarda i predecessori. Beh, più o meno è così. Allora è vero. Tu hai fatto molto per il mio clan. Ma i nostri problemi non si risolveranno subito, come pensa Draca. Vabbè, mo' arrangiato. La tua seconda vista forse è ciò che ci serve. Perché? Qual è il problema? Non qui. Incontriamoci a Lancia Ardente. Ti spiegherò tutto. Sto tipo un ti po' ti raggiungerò appena posso. Bene. È in gioco il destino dell'intero clan. Vabbè, ce n'è attivata un'altra. Però nel mentre abbiamo sbloccato un po' di punti abilità. Ferita nella sabbia. Che sta a Lancia Ardente. Non la facciamo adesso però, dai. Non la facciamo adesso, ma adesso andiamo a bisogno di sapere. Attiviamo questa missione e proseguiamo un po' verso sud, ragazzi, perché almeno puntiamo ad arrivare anche alla missione principale. Buongiorno, straniera. Sì, scusi, sto a cercare il falò. Non così, Aloy, non così. Piano piano, piano piano. Non lanciamo sciabolate a gratis, che qua rischiamo di far fuori qualcuno. Piano piano. Piano piano. E richiamiamo la nostra bestiola. Facciamo dare uno strappo. Comunque, Talana al campo Oser a me sempre una missione secondaria. Però, un campo. Calcolando, controllare. Sembra un campo Oseram. Come sono finiti qui? Stavano qua vicino, comunque, proprio imboscati. Va bene, allora anche qui attiveremo poi le missioni, eccetera, eccetera. Però, nel mentre ne facciamo una, tra virgolette, perché. Allora facciamo anche una cosa. Non so se nonostante quello sia ricaricato possa. Ok, perfetto. Piano piano, non è necessario. Aspetta, attenzione. Ecco. Allora ce l'hai fatta. Questa era. Grazie al passaggio segreto dalla tua base. Notevole. Passaggio segreto. Grazie a Absolute Man, grazie per i tre. Tutto bene, tutto bene, grazie. Un sacco di Oseram tra i piedi. E tu chi sei? Ragurt, ricognitore della carovana. Dice che Amadis sarà qui. Si è unito alla nostra spedizione appena prima che entrassimo nel tunnel. Dopo che ci siamo accampati, ho esplorato un po' la zona. Ho anche offerto dei tributi ai Tenact per aver sconfinato nelle loro terre. Amadis mi ha chiesto di informarmi su un posto chiamato l'Orrore. Cosa hai scoperto? Soprattutto che era il luogo in cui i Tenact portavano i prigionieri. Si trova molto più a ovest, vicino Nera Spina, capitale del clan delle Paludi. Poco dopo è partito per raggiungerlo. Da solo? L'ho messo in guardia, ma non ha voluto sentire ragioni. Cos'è successo dentro al tunnel?
Niente di che. La nostra squadra si è divisa in due gruppi per passare. E in questo campo sono tutti del primo gruppo. A parte qualche passaggio buio, era tutto tranquillo. Non so cosa sia successo al secondo gruppo, ma noi l'abbiamo scampata. Ti conviene andare a parlarne con Porgov. Lui ne sa molto più di me. Grazie. È d'aiuto. Vi auguro di trovarlo. Bene, io andrò a Neraspina. Vediamoci lì. Aspetta. Che? Sei pronta ad attraversare l'intero territorio Tenakt per quell'uomo? Senza esitare. Ovvio. È da solo nell'Ovest proibito. Sono in pensiero. Credo ci sia di più. Ti raggiungerò alla capitale delle paludi. Tu, però, mi dirai chi è veramente Amadis. Bene, mi nasconderò a nord del villaggio. Ti aspetto. Vabbè, ce l'ha risparata un pochino distante la missione, quindi per il momento va bene così, ma nel mentre le attiviamo, anche queste le attiviamo, così se ce l'abbiamo per strada, ce l'abbiamo. E adesso è là fuori, tutta sola. Solo la forgia sa che tragedie possono accadere. È scappato qualcuno? Non so il nome. Era timida. Forse per paura o riservatezza. So che sicuramente era molto possessiva con le sue cose, però. Puoi ben dirlo. La mia era semplice curiosità. Non doveva colpirmi. Guarda che il problema non sei tu, sbullonato. È la ragazza. È tutta sola là fuori. Cioè, in pieno territorio Tenakt. Da che parte è andata? Sulla china ovest. Puoi cercarla? Sì. Attenta! Quella ragazza è matta. Eppure tu pare che non stai bene, però. Ha detto anche della signora. Oh, vedi, una cosa veloce. Prendiamo, dici, fai. A posto. Aspetta, poi. Dove sta? Ti sei perso? Folgore e acciaio. Sei una gemma in una discarica. Prego. Posa il maglio. Poi provo a vedere. Ti conosco. Sei quella Nora. La salvatrice, la mia salvatrice. Che ottimo tempismo. Io sono Porgov lo speleologo, scavatore capo e leader di spedizioni e recupero manufatti rari di Porgov. Da piacere. Cosa ti sto salvando, di preciso? Morte e disperazione, mia fiamma d'acciaio. La mia spedizione è incappata in un piccolo intoppo. Non tipo? Lontano da qui c'è un tunnel segreto che hanno creato i predecessori, celato per secoli. L'ho attraversato con metà della mia squadra. L'altra metà avrebbe dovuto seguirci. Ma ne è arrivato solo uno giorni dopo. Tremava come una rana nell'acqua gelida. È riuscito solo a dire che l'oscurità li ha attaccati mentre il tunnel crollava. È morto con gli occhi sbarrati. Ho visto l'ingresso orientale del tunnel. Era bloccato dai detriti. C'era un cadavere. Uno dei tuoi scavatori, credo. Ma nessuna traccia degli altri. Abbassa la voce, ti prego. I miei uomini se la fanno già sotto. Rifiutano di proseguire con la spedizione se non gli garantisco una via d'uscita. Hai perso metà squadra e ti preoccupi dello scavo? Il loro sacrificio deve pur valere qualcosa. Comunque, ora che sei qui, forse i nostri tormenti sono finiti. Aiutami a riaprire quel tunnel e una fetta dei nostri guadagni è tua. Che cosa ne dici? Va. Vedo che posso fare andiamo, riguardo al tuo. Andiamo al sodo. Mia salvatrice. Lo faccio per i tuoi uomini, non per te. Fa lo stesso. Quello? Laggiù? Precisamente. Oh, e già che ci sei, ti andrebbe di cercare il mio forziere? La seconda squadra doveva portare anche scorte e armamentari. Mi spiacerebbe perderlo così. L'ha intagliato la mia mamma in persona. Te lo porto, se lo trovo. Ti ringrazio molto. E buona fortuna. Se ti senti temerario, ok. C'è un avamposto qui vicino. Allora. Ma ci sono delle bestie discretamente vicine all'avamposto? Ah no, sembravano più vicine. Vabbè, non che siano così distanti. Per queste qua ci mancano quelle lì, ma credo perché non ne possiamo portare neanche tantissime. Non vorrei dire niente, ma... Cioè, no, più che altro perché se ne consumano tante. 13 per ogni cosa.
Vediamo. Non so quante se ne possa portare. Comunque 50 quelle. Finiscono sempre perché effettivamente ce ne vogliono tante per quelle frecce. Ascolta. Ah, le dicerie, quindi va bene, ok. Vediamo pure questo. Se intendi andare a sud, sta attenta. Alcuni scavatori si sono diretti di là al nostro arrivo. Stavano seguendo un collo lungo. Il perché non l'ho chiesto. Pure noi dobbiamo andare al collo lungo. Non si sono fatti sentire da allora. Pensate. Ho capito. Ok, vabbè, noi al collo lungo ci dobbiamo andare. Quindi, per quanto riguarda queste missions così cos'ha, abbiamo in realtà questa qua, che è quella del tipo... lo spezza schiena. C'è un collo lungo. Vabbè, lo spezza schiena. Sabbie ferme. E vabbè, raggiungere il collo lungo. Il mio override per estrarre dati sulla zona circostante. Sì, quello lo faremo senza ombra di dubbio. Al momento, magari. Aspetta, che mi ripio pure questo. Va, che facciamo prima? Diamo un occhio, dai. Grazie Freeler, grazie mille per il Prime, benvenuto. Benvenuto tra gli sporti veggianti, grazie mille per il supporto. Non sto? Mi sono perso. Ecco l'ingresso del tunnel di cui parlava Porgov. Devo trovare la squadra scomparsa. Tunnel ostruito. E nessuna traccia della squadra scomparsa. Però posso... mi serve un modo per proseguire. Ci ha fatto esplodere quella splendida. Ha pagato. Solo un secondo. Vediamo se sarà veloce e indolore. Passa qua. Fè, che cazzo fai? Qualcuno è ancora vivo. Sì, io lo sentivo qua però parlare mo. Infatti. Ah, non si vedeva granché però. Sei reale. Troppo nebbione. Non era un sogno. Cosa ti è successo? Terrore nel buio. Il mondo tremava. Una macchina. Non ho visto. La carovana. Siamo fuggiti. È crollato tutto. Ho strisciato. Non c'è lo scampo. Qualcuno si è salvato. Non... hanno trovato la prima carovana. Guarda. Sì. Qualcuno sì. Bene. Almeno... non sono sola. Quale capello fluente a lui? La spedizione è stata attaccata da qualcosa di grosso. Continuiamo. Ma vieni immediatamente qui, Josh. Devo raggiungere la cassaforte. Josh, no, ci servono quelle scorte. È qui vicino, lascia perdere. Nessuno conosce questo tunnel come me. Mamma, ci lavoro qui. C'è ancora tempo dai danneggiati. Ok. Pertuggiamo qui? Sì. Non mi piace questo rumore. No, direi di no. Neanche queste pietre che cadono con tutta questa facilità. Oddio, avevo visto forza, cosa? Ah, il bagagliaio. Sì, perché effettivamente si possono forzare anche le auto per trovare robe varie ed eventuali. Che poi so da vendere, quindi... trova niente di particolare, anche perché le auto sono dei predecessori, quindi non hanno niente che si possa utilizzare. E altri della squadra scomparsa di Porgov. Quanti sono? Pure troppi. Cazzo.
se mettiamo le pietrine però. Stiamo calmi, dovrei tirare una pietra, ma c'è anche quell'altro, quindi. Vai, vai, vai. Per carità, questi non dovrebbero essere particolarmente ostici, però. Se sa mai. Facciamo così. Ci va? No, si è bloccato. Ma così mi vede quell'altro. Ah no, ci va, ci va. Ok. Ecco, brava. Torna a quello che stavi facendo. Quello non avevo capito. Pensavo fosse la coda, invece era la testa. Che cazzo è qualcosa, tra l'altro? Muso lungo alfa. Ok. Questo sembra più incazzoso, però se riusciamo ad attirarlo sotto, non so se sia fattibile. Ci sono un po' troppi oggetti esplosivi per solo ste bestiole, oserei dire. Mi sembra eccessivo mettere tutti questi per... Perché non li fa il colpo... Ok. Merda, hanno chiamato i rinforzi. Ah, ecco. Ci stava l'indizio. Vai, vai, vai. No, ho sbagliato freccia di Christian. L'ho sprecata così con sto stronzo. Yes, a pam. Yeah. Porca troia. Vai. Dai, stonandolo. Il tacco punta, ci se la fa. L'Oseram ha detto che li ha attaccati un terrore. Non credo parlasse dei foraterra. Allora, recuperiamoci un po' di robetta. Quale leggiadria? Allora, ma scusa, questo non l'avevi già ispezionato il muso lungo? Oppure questo, no? Vabbè, almeno quelli violacei. Questa è roba da vendere, va bene. Ok. Prendiamo pure il funghetto. Questo presagio oscurante. Potrei nascondermi nella sua nube di spore. Funghi maturi, se colpiti, rilasciano una nube di spore che può impedire la rilevazione visiva. Ormai è un po' troppo tardi. Ok, quello si può tirare. Ma prima famo così. E poi. No, quello. E poi scassiamo. Di là. Spingi, spingi, o meglio tira. A posto. Ti piace di qualcosa. Viene da più avanti nel tunnel. Sì, quindi non so se è fattibile una cosa medio stealth, ma scatola nera. Dove stava? Scusa, di là. Ma più avanti nel tunnel, scusa, il tunnel finisce là. Salta in testa. Cioè,
chiuso dentro, mi sa. Molto bene. Vabbè, noi comunque proviamo a uscire dal pertugio. Senza indugio. Uno spezzaroccia. Deve aver attaccato gli Oseram mentre passavano di qui. Uccidi lo spezzaroccia. E insomma, questo sto aspettando che esca almeno per individuarlo un attimo. Eccolo là. Cazzo. Allora, sono serbatoi di tutti di acqua gelida, quindi probabilmente è sensibile al freschino. Ma se non esce da là, mi devo far vedere per forza, perché sennò... Vedi, già l'ha presa l'acqua gelida da solo, quindi bene così. Noi roba freschina ce l'abbiamo, sì. Se lo... Porca la puttana. Ma come lo zippiamo questo? Se... Ok. Sì, va bene. Ghiaccio. Ecco due. Occhio perché è molto meglio. Sto paio di palpebre. Aspetta un attimo. Aia. Ah no, quello già l'aveva scassato lui, quindi usiamo queste per... Iniziamo lì a staccare cose. E lui non se n'è andato. Ci sta investendo malissimo, ma non faccio in tempo a rialzarmi, che... Cioè ci mette un quarto d'ora per rialzarsi, lui nel mentre... meglio la devo indirizzare a lui, sta cazzo di freccia esplosiva. E niente, va bene. Qua ci vorrà una settimana e mezzo, mi sa. Stacchiamo lì dei pezzi eventualmente. Non gli sto facendo assolutamente niente. Anche senza... però se mi metto sopra quello non riesce. Ah no, riesce. Merda. Allora, se riesco... Ok, a stonarlo un pochino. Rimetto queste e inizio a staccare dei pezzi. Il fatto è che un pezzo solo riesco a staccare e subito riparte. Gli esplode quella lì qui. Aspetta che forse... No, lascia. Facciamo prima così perché sennò... Devo tener ben segnato quello che posso staccargli, perché sennò rischiamo di sprecare i colpi. Si sente proprio il sonar comunque. Figato. Dov'è? È un po' troppo lontano però. No, Chris. Forse lo via lo stesso. Nasconditi un po'. Risali. Sarà una battaglia molto...
E abbiamo messo il malus congelato. Manca ancora. Non si riesce a capire. Poi l'abbiamo messo. Quanto non abbia funzionato granché, no. Allora devo fare là. Là. Spero funzioni, ok. Eia. Occhio. Vabbè, dovresti rimanere un po' fuori però, sennò che cazzo facciamo? Merda. Vabbè, niente, sta a fare la bustina del tè. Ok. Questo non possiamo fare più, quindi... che rottura di coglioni però, eh. Anche un po' di avvelenamento li può tornare utile. Dai. Carica un po'. Qualcosa riusciamo a fare pure così, magari. Allora, portiamocelo qua dove ci dovrebbe stare questa che è acqua gelida. Yes. Mettiamoci qua intorno, così nel caso esplosi in faccia a noi, però va bene. Vai. Ok. Ah, è morto? Bravi lo tutti. Spezza roccia non darà più fastidio a nessuno. Gli Oseram saranno entrati nel canyon sul lato est. Vado a dare un'occhiata. Grazie Wolfer, grazie per i 31. Coriaceo. Le cure giuste, ci sono bastate. Allora, vediamo di recuperare un pochino eventuali pezzi che magari stanno qua intorno. Suppongo che quei carrelli contengano le scorte portate dalla seconda squadra. Il forziere di Porguf dovrebbe essere lì in mezzo. Dovrebbe essere questo, in linea teorica. Forziere di Porguf, sì. Il forziere di Porguf. Devo riportarglielo. Ok. Vediamo anche... Dritto nella scorta. Recuperiamo un po' di cose che ci servono. Anche meno. Questo sì. Grazie anche a Danto Meister Ping per i due. Grazie Anto, grazie per i due. Grazie a Simone per i quattro. Grazie cari. Allora, avevo visto. C'era anche. Aspetta, prendiamo anche le bacchette curative che... Ah, questo dobbiamo forzare. Ce ne stavano dei tesoretti in zona, eh? Andiamo anche qua. Ciao cugino, ho pensato lungo alla tua decisione di non seguirci nel deserto. Volevo solo dirti che ti capisco. Tutti gli Oseram sono scavatori nati, almeno tu hai il coraggio di ammetterlo.
Ti racconto una storia. L'anno scorso la mia squadra si era radunata a Luce Arida per la prima spedizione del Tele. Nessuno. Ok. Ho chiesto per te. Non è arrivato ai cancelli. Però si è confiato con un amante. C'è sfondato. Ha chiesto. Il poveraccio è diventato bianco. C'è un sintesi. Che sennò. Aram il viaggiatore. Ah. Vabbè, bravi tu. Allora, qui dovremmo aver. Finito. Proseguiamo di qua. Proseguiamo di qua. E poi trova l'ingresso del lato est. Ah, ok. Il muro deve essere crollato quando lo spezzaroccia ha attaccato. Intrappolando gli Oseram nel canyon. Un'esplosione basterà a eliminare le macerie. Allora aspetta, prima fammi andare all'altra stanzetta dove c'è della roba da recuperare. Ciao mamma, hai ragione, non sono neanche arrivato alla cassaforte. Caos totale nel tunnel, esplosioni dappertutto. Da quella roba non me ne farò niente. Insomma, se la trova qualcuno prendete pure tutto. Il codice è 2054, ricordatevi. Invece sono qui con due famiglie. Le ho fatte rifugiare nella stanza di servizio. Un bambino di 6 anni appena rovesciato dell'acqua. Ok, 2054 comunque ci serve. Voi ricordate? Segnatevelo, 2054. E... Dov'era? Ora il tunnel è agibile. Devo dirlo a Porguf. Se lo troviamo comunque il... La cassaforte là. Quella... Non è detto. Ah, sarà qua. Penso di sì. Ok, 2054 ci siamo. Vediamo. Un po' di roba preziosa da vendere, perché era sempre i predecessori, quindi insomma, c'avevano tutta roba che a noi attualmente non serve. Dove sponiamo? Da questo lato che non avevamo ancora visitato, tra l'altro, molto bene. Questo verdognolo è... Non avevi nessuno. Ora in poi sarà più facile spostarsi. Vabbè, torniamoci con il trasporto rapido. Lì consegniamo quello che voleva... Del tesoretto, allora, e poi adesso aggiunge tutti i giorni che abbiamo sprecato al capoluogo. È qualcosa per gli odiosi, perché sicuramente mi richiederanno. Qua, sei tornata? Come ha messo il tunnel? Insomma, ho trovato la squadra. Una di loro era ancora viva, almeno per un po'. Li ha attaccati uno spezzaroccia mentre attraversavano il tunnel. Siamo tornati al caldo. Un esploratore rischia spesso la vita, ma perderla in questo modo. Beh, ho pensato io allo spezzaroccia. Avete via libera. Ci avrei scommesso. Non è che hai trovato il mio forziere, per caso? Tieni. Folgore nel buio, c'è qualcosa che non sai fare. Ecco. Questo è il tuo compenso. Sicuro che era di tua passato, madre. Farò puntellare per bene il tunnel. Poi farò arrivare un'altra squadra e potremo ripartire con la spedizione. Ha! Si torna a scavare! Va bene, noi il nostro l'abbiamo fatto e lì ci sono ancora delle chiacchiere, ma facciamo che... Allora, un po' di punti ability, infiltratrice, vediamo un po' a livello guerriera cosa possiamo fare, anche volevamo andare a concentrazione, i bersagli rimangono energizzati più a lungo, no? Dov'era quello della concentrazione? Dove l'avevo visto? Andò l'avevo... No, questo le trappole non ce ne frega niente per ora, vedremo.
Aumenta i limiti massimo di vigore arma. Aumenta la soglia massima di concentrazione prolungandone l'uso. Quando... Infligge più danni con le armi pesanti. Crei più munizioni con la stessa quantità di risorse. Perfetto, perfetto. Dopodiché, sulla mappa ci segniamo questa qui. Viaggio veloce, non... No, non devi fare il viaggio veloce, mi devi attivare la missione. Se ti servono frammenti. No, non mi serve niente, grazie, grazie, gentilissimo. No, no, grazie, grazie, arrivederci. Cazzo, sta la cavalcatura, madonna mia. 600 cose nel menu. Bravi tutti. Allora, corri, corri. Vabbè, in realtà manca poco per fare un altro livello. Dove era l'obiettivo? Qua, ok. Cioè, qua, in realtà ogni tanto me lo spostano. Questa era sempre la missione di quelli che erano andati in zona, ma si sono persi. Lì c'è il collo lungo. Che... Allora era il segnale di un collo lungo. Porca troia. Proprio dove dicevano. Fammi vedere un attimo se c'è eventualmente un falò. Sì, ci sta lì. Deve essere la squadra di cui ho sentito, quella del collo lungo. Cosa volevano fare? Non lo so, ma poco ci interessa. Esamina le carcasse della macchina. Questa? C'è più sabbia nell'aria. Segno di tempesta. Gli Oseram hanno usato una specie di arpione per abbattere questa macchina. Li aveva attaccati. Il focus mi aiuterà a capire perché. Grazie a Dani.tv per i 22. Grazie Dani. Grazie mille. Esaminiamo anche il cadaverino. E poi saliamo anche su. Oseram uccisi da macchine. Allora quella che li ha attaccati non era l'unica. Questa zona è abbastanza sabbiosa, non si vede una sega. Sono antenne di collo lungo. Gli Oseram le hanno staccate in qualche modo. Potrebbe esserci utile per l'altro collo lungo, magari. Vedi l'arpioncione? Una specie di arpione con delle ancore. Allora forse... Volevano abbattere quel collo lungo. Gli Oseram volevano atterrare quel collo lungo e ricavarne delle parti. Ma le macchine li hanno interrotti. Non se solo fa. Potessi salire per controllare i danni. A meno che... Non lo faccia cadere io. E cerchi di ripararlo da terra. Non un lavoro di fino, ma meglio che niente. Ah, quindi lo devo abbattere e poi ripararlo? E che stronzata. Cioè, abbattendolo gli faccio più danni. Posso ripararlo usando loro. Devo trovare il modo di farlo. Devo colpire la gamba. Punto debole. Penso di sì, eh. Vabbè. Come funziona? Carico? No, aspetta. La gamba io ho presa. Ha dato l'allarme. E mi servono altre ancore. Gli Oseram devono aver piazzato altre balliste nell'area. Ah. Devo solo trovarle. E l'anima degli mortacci tuan ce la mettiamo? Siamo freschi a mettere le ancore. Aspetta. Allora, la geometra testimone, la sorte favorisce gli audaci. Siamo trovati un collo lungo servito su un piatto d'argento, tutto solo in mezzo al nulla su questo grande deserto. Le fionde con ancoraggio di runda sono troppo lente per catturare le macchine più piccole, ma per questi placidi bestioni vanno benissimo. Se la prova di oggi andrà per il meglio, gli caveremo tutto quello che ha addosso e ce ne torneremo alla conquista con più materiale di quanto riuscissimo mai a vendere. Zona, ci siano tre ancore da sparare. Tre ancore? Devo trovarle e usarle per abbattere il collo lungo. Magari se me le segni un pochino, perché qua hanno chiamato anche aiuto. Ah, si parte! Puttana Eva, tra l'altro. Allora, vediamo. Una ballista può aiutarmi contro queste macchine. Ma se io mi evito proprio questi qua e vado dritto al sodo.
giustamente mi inseguono e mi spaccano il culo. Onesto, figurati. Il primo devo fa usare, l'altro anche no. Chi è? Peccate sto baiocco. Dai che sta passando, dai che sta... Ma non stava qua la balista? Non pensavo stesse qui. Dobbiamo farci una veloce camminata per provare ad individuarla. Eccola là, una. Okay. Ciao anche a te! Vabbè, intanto liberiamo la mamma. Ecco un'altra vittima delle macchine. Niente, colpo... Il problema è dai Christian. È quello... La... Dovremmo fargli sparare quello col veleno e via. Un'altra ballista. Lo so, le ancore che mi servono. Il momento. Era questo quello che gli sparava erba carozzo? Non sono convinto in realtà. Questo devi mettere, non ce la posso. Non mi ricordo per questo, onestamente. Fermati un attimo. Stacca di raffinamento. E allora dobbiamo andare con questo che riusciamo a fare. 3, va bene. Ok. Carozzo. Parti scoperte non ce n'ho adesso. Vabbè, c'è comunque il veleno che continua a fare il suo, quindi nel mentre continua ad avere... Là sotto i maroni. No, le ha finite. Aspetta, noi rifacciamo. Attenzione ai maroni. Saltati i maroni. Bravi tutti. Ok. Nel mentre la tempesta comunque è passata, quindi è già qualcosa. Ora collo lungo sta là e questa sta già passato, vabbè. E... grazie a Fabrizio Frizzoni per i 3, grazie Fabrizio, grazie mille, ben ritrovato. Certo, una mano ho ucciso qualche macchina, leggendo le parole, qualunque cosa tu faccia per mille scintille, dunque collo lungo dimenticato la faccia per... Allora, ok, vabbè, una ce l'abbiamo qua. Una là, ma in linea teorica ci dovrebbero stare altre. Ce la faccio ad andare. Questa è quella che abbiamo usato, no? Mi pare di sì. A meno che perché nella nebbia non ho si già usato come. Quella ballista. Ok, perfetto. Devo cercarne altre qui in zona. Allora, adesso che ci si vede, niente, c'è quella lì. E vabbè, poi andiamo a vedere se ne troviamo altre. Queste le prendo. Una sta là, mi sa. Sì. Ok, ok. Vabbè, almeno due le abbiamo individuate. Poi in linea teorica ci mancherebbe l'altra. E sempre sulla gamba io la devo pizzare. Punto debole. Oddio, pure quelli sono punti deboli, però. Dobbiamo capire se. Devo attaccare un'ancora ai punti deboli della corazza per appesantirlo. Prepariamoci, prepariamoci. Un'altra curatina, va. Capiamo, può essere pure che dobbiamo piegare quegli altri di punti deboli. Un'altra
funzionato, no? Sufficiente. Ok. Altre macchine. Devo muovermi. Ah no, allora ok, a posto. Quell'altra sta là sopra, mo arrivano altre macchine, va bene. E figurati dove cazzo me le ha messe le macchine. Tra l'altro pure i piccioni, le macchine che più odio. Maledette bastarde. Maledette bastarde. Ah no, ne bastano due, senti, sì. Pataplink! Pataplink! Merda, non gli ho fatto un cazzo niente. Guarda la puttana dietro. Guarda, queste le odio veramente con tutto il cuore, i piccioni di merda. Perché non l'attacca? Non lo so. Sistemata. Sistemata no, però. Merda. Ok, va bene così. Magari le possiamo attaccare a terra una volta sola, non saprei, ma. Odio profondo. No, 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 non con questo. Tiè. Vaffanculo. Ah, piccioni del merda. A quell'arma resta un'ancora. Usiamola. Deve fare il giro. Madonna, però. Quale lentezza. Aspettiamolo, aspettiamolo. Troia. Ci ha visto, no? Sti cazzi. Manca pure che facciamo finta di niente. Ancoriamo quello e questo non ci vede, non ci vede, lascia fare. Credo. Ma non ne sarei così sicuro. Macchine in arrivo. Fatti zitta. Fai finta di niente. Tanto il rosso del deserto, il rosso dei tuoi capelli, non si vede un cazzo. Tanto questo mo ci vede appena arriva questo. Probabilmente va anche più piano per le zavorre che c'ha, però occhio. Vorrei individuare da quest'altro lato quali sono i punti deboli. Ok. Capiamo se quello è prendi. Ma si muove in modo abusivissimo. Ok. Povero quello. Perdonami, un po' mi dispiace, ma. Cioè, in realtà noi lo facciamo per ripararlo. Se dobbiamo dirla tutta, mo ce la faremo a ripararlo. Cioè, che questo lo dobbiamo eliminare per forza, se no non ce lo togliamo dai coglioni. Cazzo, questo ti rompe il culo, altro che colpo di grazia. Ok.
perfetto. Mo' in linea teorica pian piano dovrebbe morire di suo. Purtroppo pian piano, ma la mano gliela diamo. Speriamo non ne arrivino altri. Però ora vediamo di riparare il bestione. Va bene, con i punti, ai punti giusti se fa. Ora, vabbè, ma questo lo ripariamo e poi lo... Cioè, saliamo sopra o possiamo già overridare per sapere un attimo la mappa? Grazie Giova, grazie per i 4. Ok, più o meno. E Caladi si è alzato? Ah sì, ho detto calati, già stiamo per terra, che cazzo dei cali. Ok, va bene. Bravi tutti. Allora. La nostra missions prevede di arrivare qui sotto per le coordinate di Poseidone. Cioè questa zona, madonna, comunque hai voglia. E vabbè, almeno arriviamoci. Eventualmente teniamo questo segnato e ci avviciniamo alle coordinate. Poi capiamo. Cosa si riesce a fare? Però vedi, basta poco. Bastano un paio di missioncine. Subito, che ore sono? 11 e mezza. Un attimo, Cos'è questo? Ma che cazzo stai facendo? Ma stai facendo tornare indietro? Per portarci su. Allora. Adesso ti lascio qui. Piano, ti lascio, però non era necessario lanciarlo proprio di cattiveria. Ora. Segniamoci anche quest'altro. I falò, se possibile, li sblocchiamo. È un avamposto dei ribelli. Devo individuare il loro capo e toglierlo di mezzo. Guarda, al momento facciamoci i cazzi nostri, che magari... Devono essere le rovine di Las Vegas. Poseidone non è lontano. Si va a Las Vegas. Vediamo però se riusciamo... Attenzione al maialino. Attenzione al picciono. Ok. Facciamo anche questo. E recuperiamo anche uno di questi che ci serve. E dirigiamoci verso l'obiettivo. Secondo Gaia, Poseidone dovrebbe essere qui. Ma queste rovine sono esposte alle intemperie. Molte altre sono sepolte nella sabbia, però. E quindi? Forse Poseidone è sottoterra. Se fosse così, dovrei trovare un modo per scendere in uno degli edifici. Vediamo se ci dà qualche indicazione. Cerca un ingresso sotterraneo nelle rovine. Una parola, è pure notte. Antico baule. Il baule non ci interessa. Mi segni un ingressino, un qualcosa? Perché qua è pure problema. Cazzo, in tutta questa zona lo devo cercare. Ma che stai fuori? Io penso che dobbiamo andare nei punti interrogativi, perché se no non avrebbe senso. Mi fa passare per la strada e allora fai così. Se no come cazzo fai? Sembra un po' troppo grande come zona di individuazione di un pertugio per andare sottoterra. Insomma. Allora, questo me l'hai segnato e va bene, non è. Nel mentre andiamo pure all'altro falò. Ok.
Ok. Una macchina? Sì, smeriglio gelido, va bene. Signor smeriglio, lei ha visto qualcosa? Guarda l'alba. Come sportiveggiante, però l'alba è sportiveggiante, ma noi qua comunque siamo nella merda. Aspetta, perché se quello cade ci sarà un motivo, no? Cioè cade, non credo che cada. No, lo spostiamo solo poi. Quindi probabilmente è per arrampicarci qua sopra. Non ci arrivi là, eh? Vabbè. Però se devo andare sottoterra, che cazzo mi arrampico a fare? Non qua. Non lo so, vediamo. Salve, mi scusi. Non è felice di vedermi? No, ma non è colpa mia se... non sono il tipo che si lamenta spesso, ma il robot del vulcano mi ha rovinato il vestito. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ho ordinato una suite. Questa mantecella sta metà qui. Vediamo la diga di Hoover. Cambiata impostazione alla finestra. Ogni volta torna automaticamente alla vista della diga al centro. Ho chiamato più volte riguardo all'olo login e pretendo una risposta. Ok, non ci sono. No, non si sa mai che troviamo qualche indicazione su dove si potrebbe trovare quello che cerchiamo. Non si sa mai. Allora, se là c'era quel coso che si scassava, significa che qua questo edificio a qualcosa serve. Magari anche no, eh. Magari anche no, però allora, questo è quello che abbiamo fatto spostare prima. Non mi hanno ancora trovata. Meno male, credo. Cristo santissimo. Ah, non è quello. Aloy, facciamo una cosa. Andiamo da un'altra parte perché qua dobbiamo trovare il pertugio. Se ce la facciamo per questa sera a trovare il pertugio, perché magari qua al centro c'è pure qualcosa dove possiamo salire, però nel mentre ci segniamo anche, visto che siamo in zona. Questi saranno i vari casinò. C'è qualcosa là sotto. Devo solo trovare un ingresso. Ah, drone da ricostruzione, per il menu missioni. Ok. Drone da ricostruzione, recupera il drone. Sì. Un attimo. Magari il drone mi dà una mano per individuare il tutto? Non credo. GT7 c'è sul canale. C'è già, c'è già. Riusciamo a passare da qui? Ho i miei dubbi. Però c'è della roba, quindi queste stanze si possono visitare in un modo o nell'altro. Attenzione. Allora, qui un pertugio c'è, ma non so se è il pertugio giusto, ma pertugio c'è. Devo saltare su quel drone per farlo cadere. Ma io manco l'ho visto il drone. Ah, eccolo là. Cazzo, è una parola.
Dobbiamo capire se il drone viene pure qua o se siamo noi che dobbiamo andare dall'altro lato. Penso dall'altro lato, perché comunque il drone non scende così. Qua sotto comunque poi ridiamo un occhio, anche se dubito che sia qua. Però qua sopra mi sa che non ci arriviamo, non così. Ah no, eccolo là il drone, quindi può essere che lo sta frolato pure, eh? Cerchiamo di capire. Allora, io qua non mi posso arrampicare da nessuna parte. Di là però, aspetta, là sì. Tutto sto giallo, non avevo visto i pezzi d'arrampicata. Allora, facciamo da qui. Ok. Bene. Guardiamo. Ok, da qua possiamo saltarli addosso. Cristo santissimo, Aloy! Testa di cazzo di merda! Vattene a fanculo. Ma aggrappati, no! Aggrappati! Prendilo! Sto cazzo di drone. Porco due. Dai. Allora. Mi raccomando con la rincorsina stavolta, eh. Attenzione al pertugio qua. Stava qua, quindi sali, fermati, aspetta che passa. Anche un po' più vicino però, signor drone. Eccolo. Sei mio. Vieni con me. Piano piano però, eh. Drone senza fretta. Non si preoccupi. Aia. Ora recuperiamo i dati dal drone. A posto. Questo non serviva assolutamente al nostro obiettivo, sia chiaro, però. Magari nel pertugio della torre. Non si sa mai. La riproviamo. Ma ce ne sta un altro di drone. È stato subito rimpiazzato proprio. Un attimo è stato, va bene. Non credo ci serva anche lui. Così. Sapete che non lo so? Vabbè, non... Ce l'ha tolta. Allora, noi da qua possiamo scendere, quindi secondo me qua... Piano piano. Probabilmente da qua potevamo salire più che scendere. Però... cazzo ne so. Tu plana, Aloy, che cazzo te ne frega? Infatti siamo al piano terra. Niente di che, niente di che. Allora. Non è quindi questo l'edificio interessante per andare nelle profondità del...
L'acqua sta uscendo da quell'edificio. Poseidone. Opera di Poseidone. Ah, potrebbe. Potrebbe. C'è dell'acquetta. Che ne sai? Che ne sai? Aspetta, qualcuno? Che c'è. C'è un altro falò? Sì. Scusa. Poseidone, cioè, ce l'ha con l'acquetta, quindi ci sta, eh. C'è del feeling. C'è attrezzature. Sembra che ci sia qualcosa dietro qui. C'è gente che ci abita, costumi di tavo. Vabbè, in mezzo al deserto, giusto. Oh, c'ero quasi. Ero così vicino. Ad annegare forse, ma non alle braccia. Morlund, è finita. Non ci penso neanche. Allora morirai, da solo. Perché noi non restiamo qui a ripescare il tuo cadavere. Basta. Salve, signore, se serve una mano comunque posso dare una mano io. Il destino del visionario era appeso a un filo. Avrebbe scelto la vita o ceduto alle fatali illusioni. Salve. Salve. Ecco. Quindi c'è un'antica città nel deserto, ma è sommersa? Ad un tratto ecco che apparve una lanciera nona. Sì, bene. Non siete normali scavatori. È sicuro. Che cos'è? Io la chiamo bolla marina. Modello 1. Il modello 2 era meglio, ma è rimasto bloccato laggiù. Il tubo dell'aria si è impigliato. Hai usato quella? Già, ma non mi aspetto che una profana capisca. Perché è un'ottima idea. Ah, scusate, ti posso ricordare che ci sei rimasto bloccato dentro e quasi annegavi? Shh. Dovrebbe essere portatile, però. Una rotola di macchina, forse? Servirebbe un filtro. Una membrana sintetica. E un tubo per la capsula d'aria compressa. Pinze e martelli. Insomma, che succede qui? Vieni. Lei è una straniera. Hai un nome? Aloy. Morlund. Adesso non lo è più. Sei un pazzo. Vieni. Ho i progetti originali proprio qui. Un attimo. Prima avrei un paio di domande. Va bene. Socia. Socia? Non badargli. Che c'è di tanto importante laggiù da rischiare? Per loro più che altro, per noi c'è Poseidone. Loro. Morlund, quelle parti a me non interessano, capito? Tutto quello che trovi è tuo. Va bene. Se ti dicessi che stiamo cercando i più spettacolari tesori mai sognati da uomo o donna che sia, ti direi di venire al punto. Dritta al sodo. Mi piace. Guarda qui. Una brace. È un pezzo di ferraglia. Beh, sì, ora sì. Ma, con la scintilla giusta, queste magnifiche creazioni dei predecessori dipingono favolose immagini nell'aria. E le rovine là sotto ne sono piene. Una gioia per gli occhi, indescrivibile. Come aveva promesso mio nonno. È il proiettore, piccolo proiettorino. E braci, per sapere. Quindi queste braci proiettano immagini? Dipinti di luce. Da non credere. Questa mostrava la donna più bella che avessi mai visto. Invitava tutti a un bellissimo banchetto con aragoste Las e Vegas appetitose. Un ologramma. Da piccolo l'avrò vista centinaia di volte nel laboratorio di mio nonno. Immagino. Che gli è successo? Si è consumata. Col tempo si spengono. Ho pianto il giorno in cui è toccato a questa.
ma giù ce ne sono molte altre. Le vedrai anche tu, se scenderai come ho fatto io e come mio nonno prima di me. Parliamo... No, ho sbagliato. Dipinti. Ho sbagliato. Questa invitava tutti da piccolt. Ma giù c'è... Il nonno. Chiediamo del nonno. Come ha fatto tuo nonno a scoprire queste braci? Lui era qui. Circa 40 anni fa. Fu uno dei primi a guidare un gruppo di scavatori qui nell'ovest. Scoprì l'antica città intorno a noi. Scese in profondità in questa struttura. Trovò le cavità nascoste e tutte le braci luminescenti. Cercò di prenderne il più possibile. Diceva sempre di voler tornare per le altre, ma... ci volevano troppi frammenti. Quello che lui sognava era usare le braci per fare uno spettacolo. Il primo e unico nel suo genere. Che tipo tuo nonno? Un vero scavatore. E intrattenitore. Mi manca. Ma io lo renderò fiero. Io prenderò quelle braci e farò uno spettacolo che avrebbe stupito perfino lui. Col tuo aiuto, ovviamente. Ci mancherebbe. Che cosa è successo là sotto, di preciso? È stato uno scavo unico. L'occasione per seguire i passi di mio nonno. Al di sotto di questa struttura c'è un'enorme cavità, una cupola protetta dalla sabbia. Abbiamo costruito l'ascensore per accedervi facilmente. È un'opera complessa, sai, per niente facile da... Certo, però... che è successo? Lì sotto... abbiamo ammirato lo stesso tesoro scoperto da mio nonno. Immagini dipinte nell'aria di ogni tipo e dimensione. Donne danzanti, e poi giochi, e monete, e promesse di jackpot. Non so cosa sia, ma sarà una cosa bella. Poi, tutto è finito. Le immagini sono diventate marine. Onde e pesci le hanno spazzate via, come uno strano sogno sottomarino. Il sogno di Poseidone? Sì. Beh, all'improvviso si è sentito un terribile suono scrosciante. E poi una scarica di acqua è schizzata fuori dal suolo. L'acqua è uscita dal suolo e ha inondato tutto quanto. Una marea di una violenza che non ho mai visto. Siamo scappati come scintille di forgia e abbiamo raggiunto l'ascensore un secondo prima di morire annegati. Ero scosso, ma non ho mollato e ho costruito le bolle marine, modello 1 e modello 2. Ci speravo, ma ho fatto un buco nell'acqua in entrambi i casi. Buco nell'acqua, poi... Abaddon è fuori di sé. Mi dà del pazzo. Ma non posso arrendermi. Io sono andato troppo avanti. E le braccia sono davvero a tanto così. Forse posso aiutare. Sì. Forse tu puoi. Voi non mi sembrate i soliti scavatori. No, non lo siamo. Siamo intrattenitori. Ecco, sì. Tipo, cantastorie? Voi, Nora, siete davvero poco avvezzi alle arti. La nostra compagnia fa spettacoli in giro per tutta la conquista. Stemmur è quello che racconta le storie, che io accompagno con tutti i tipi di suoni e fuochi artificiali. E Abaddon, lui, beh... Si lamenta? Gestisce il denaro, che è più o meno la stessa cosa. Quando scaviamo, è per trovare nuove attrezzature per gli spettacoli. Perciò questo scavo è importantissimo. Quanto è profondo? Pensi sia possibile nuotare? Se avessi le branchie, il condotto sarà alto 50 barili. Voi Oseram siete proprio fissati con i barili. Parlando di liquidi, è la misura adatta. Adatta o meno, nessuno ha tutto quel fiato. Infatti, ho una nuova invenzione. Ma ne abbiamo parlato prima, te l'ho detto io, scusa. Andrò a prendere quelle parti. C'è una capsula d'aria compressa intatta nel modello 2. Peccato sia rimasta bloccata nel condotto. Se tu sei riemerso sano e salvo, dovrai riuscire a nuotare fin laggiù. Già. Moriamo male. Per le altre parti, Stemmur ha visto una mandria a sud che dovrebbe avere quello che serve.
Ci penso io. Grande. Torna quando hai il materiale. Buona caccia. Allora. Vediamo prima la capsula d'aria compressa, va. Che figata però, guarda le profondità e guarda come ci moriamo male qua. E pia sta capsula, oh. Ah, la piata. C'è un'ora in mezzo. Piano piano il pertugio giusto qua. Ok. Ho la capsula d'aria compressa. Ora tocca alle parti di macchina. No, potenziamento armo, dobbiamo fare questo e... Pensavo ce ne... Stessimo finalmente andando da qui. Secondo Morlun... A sud. La Mandria è sud arrivata da qui. Vedremo. Più si attardavano nel deserto. Allora... Vabbè, andiamo a vedere pure le macchine, almeno ci prendiamo pure sti pezzi e poi ci organizziamo. Questo è il drone. Vediamo dove sta sta Mandria. Beh, la Mandria non è dove diceva Morlun. Deve essersi spostata altrove. Mi metterò sulle sue tracce. Ne avrà lasciata qualcuna. Immagino, ok. Allora, aspetta. Nel mentre... Questa mi sa proprio di arena, però, eh. Allora, qua c'erano dei... delle tracce, se non sbaglio. Avevo viste, ma... Là, no? Ho viste pure più. Là, quelle tracce mi porteranno alla Mandria. Oh, mi riesce a individuare ste cazzo di tracce? Oh, fai così. Se no, non ci raccapezziamo più. Guarda, faccio venire sto baracchino che qua secondo me la Mandria è una fatta di strada, eh. Sicuro. Poi sarà anche bello vedere sott'acqua come sarà resa, insomma, nelle profondità più importanti. La tempesta prende forza. Andiamo bene. Ecco la Mandria. Mi darà le parti che mi servono. Resta qui. Sì, ok. Altre macchine. Meglio sistemarle subito. Ma la Mandria non è questa. Vorrei dire. Non mi sa. Bastardi. No, i piccioni maledetti. Non tu. Ok, guarda sto figlio di puttana. Guarda la madonna. Non così. Vabbè. Alla goccia di via. Oh mio Dio, sti piccoli. Pronti di merda. Oltre che i piccioni, naturalmente. Il piccione, naturalmente, è il più odiato della storia. Non sull'ala, magari. Ok. Bene, tutto è sistemato. Dove sarà finita la Mandria?
si è formato un mulinello di sabbia. Wow. Vabbè, dammi. La sabbia mi rovina la corazza. Scusa. Riprendiamo le tracce? Immagino di sì, eh. Segna. Ha segnato? Che cazzo fai? Guarda sto cavallo di merda. Vediamo dove hanno smandriato. L'importante è che non ci siano altri rompicoglioni dove è andata la mandria, sennò qua ci facciamo 18.000 km per prendere quattro pezzi di la mandria ferro. È rimasta intrappolata tra quei mulinelli di sabbia. Meno male. Potrei approfittarne. Sì, se non ci mulinella pure a noi. Allora, prima cerchiamo di eliminare questi. Vai, zompetta, 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 zompetta. Questa membrana sintetica andrebbe bene se non fosse rotta. Proviamo un'altra macchina. All'ultima macchina magari troverà il pezzo che gli serve, forse. Deve esserci un altro calderone con i dati per l'override di quella macchina. Ma non mi interessa in realtà l'override, dovrei inchiappettarla al momento. Se possibile. Grazie The Dark Shadow, grazie per i 5. Facciamo. Quella giusta? Una rotola. Bravo. Damose allora, va. Recupera le uccidi il branco di macchine, è necessario? E che rottone di cazzo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, lasciale stare questo, no, coraggio. Sotto il mento questi qua sarebbero più meglio. Ok, perfetto. Ecco una membrana sintetica. Dovrei avere tutte le parti per costruire. Torniamo da qui. Torniamo, muovo questo che fa, lo lascio. Scusa. A sto punto. Bravi tutti, eh. Comunque, bravi tutti. Famo così. Almeno poi possiamo tornare anche nel laghetto che avevamo visto che sembrava molto figo per... Era un po' sott'acqua, nel caso, eh. Allora, aspetta, prima che mi di me, perché poi... Quella già l'ho vista prima. Prima che ci dimentichiamo. Ok. Gli scagliatardi sono armi potenti in grado di sparare raffiche di proiettili.
proiettili ad alta velocità. Tieni premuto R2 per caricare l'arma e sparare raffiche precise e concentrate. Gli scagli a dardi vanno ricaricati manualmente. La stazione d'arma non viene eseguita da alcune manovre evasive da panico, aggiungerei. Sì, perché l'abbiamo trovato nella cassa. Vedremo se utilizzarlo o meno. Comunque, giovanotto, cioè i pezzi. Tu fai quello che devi. Come posso aiutarti, socia? Come posso aiutarti? Scusa. Ho tutto il necessario per costruire l'incredibile maschera marina. Credo che maschera marina basti. D'accordo. Il banco da lavoro è tuo. Ah, lo faccio io? Quindi... Attrezzature speciali. Speciale apparato di respirazione che permette di nuotare fino a grandi profondità. E poi ce ne manca ancora un altro. Tiè. Già che ci siamo, vediamo un attimo le sacche che possiamo potenziare. C'è questa qui. Oh, sacca delle corde. Solo questa? Le altre non abbiamo mai niente. L'osso di scoiattolo, dimmi tu. Vabbè, facciamo quella delle corde, che comunque è già qualcosa. Poi l'abito. Guarda, boschi Oseram. Queste sono... Allora, questa è quella che abbiamo preso. Questa è... E questa, maresciallo Tenact, l'avevamo vista, mi sa. Vabbè, queste dobbiamo vedere, a parte la rarità di ste cose, ma se conviene effettivamente migliorarle o meno. Wow, è un vero gioiello. Se funziona, me la fai provare? Voglio scendere là sotto e prendere le braci. Sempre se non annego. Tra l'altro, tu invece cosa stai cercando laggiù? È difficile da spiegare. Qualcosa che ha mandato in avaria l'apparato che controlla l'antica città. La causa dell'allagamento. Oh, pensavo fosse colpa nostra. Abbiamo attivato una trappola. Chissà come ci hanno scoperti. Come dicevo, le luci intorno a noi a un tratto sono cambiate, diventando a tema marino. C'è stato un lampo rosso, seguito dal ruggito dell'acqua che sgorgava. Aspetta. Un lampo rosso. Un bagliore rosso. In un punto preciso, vicino alla grata per terra da cui l'acqua è scoppiata fuori, come un segnale. Un allarme. Grazie. Buono sapersi. Mi fa piacere. Buona fortuna laggiù. Ce ne servirà, ce ne servirà. Vediamo se questo affare funziona. Ma, attenzione, questo vende anche della roba. Aspetta. Forse. Se gli invitati saranno 50, vuol dire che... Allora, serviranno... 50, 3 dozzine di barili. Scura, magari. Ma no, di birra? No, a lui birra all'infaccesa. Mi pare giusto. Vuoi a lui fare una festa? Faccio i conti per il funerale di Morlund. Grazie. Addirittura. Io ci ero quasi riuscito. Ad andare avanti... A chiudere con tutta questa assurdità, ma tu arrivi qui e alimenti la fiamma della sua follia. Ma in realtà t'ho risolto la situazione. L'ho già sentita. Scambia, va. Io sono sempre disponibile a mercanteggiare. E mercanteggiamo, allora, vediamo. Allora, guanto trascendente. Allora, tutta roba leggendaria, molto rara, più che leggendaria, però sono cose che... In realtà non usiamo, però la scaglia tardi dei ghiacci, che in realtà anche munizioni di quell'altro elemento che non so cosa sia, ma ci potrebbe essere utile anche questo. Quanta moneta? 8.200. Allora, intanto vendiamo un po' di roba, perché secondo me stiamo... Pensavo di averne di più di roba da vendere, però. Va bene, abbiamo più di... Alcuni, 1.600, vai. A posto. Grazie Daringa, grazie per i 7, grazie mille. Gracias. Al plasma, ok, non mi ricordavo che roba era. L'unica cosa è che io mi trovo molto meglio con gli archi, sì, se devo dire la verità, quindi... Per carità, poi vediamo anche quelle, le proviamo tutto. Magari, però... Per il momento direi che
Stiamo bene così. E direi anche che ci possiamo salutare qui, perché abbiamo fatto un pochino tardi. Quindi se adesso ci buttiamo qua dentro, famo non notte, perché è già notte, di più. Quindi poi proseguiamo.